Mi piacerebbe essere sempre presente alle conversazioni del colonno. E invece, nella sua frequente assenza, gli amici discutevano spesso su di lui, specie quando comparivano i correligionari milanesi. Pecchio, Evaso, Aradice, Visconti Venosta, Confalonieri, Casati, Correnti. Comparivano anche i fratelli Pellico talvolta, ma essi andavano più spesso al Caffè Madera, ritrovo dei giornalisti, tra via dei conciatori e via dell'ospedale. Carlo Alberto diveniva al centro delle loro discussioni e si avvertivano in lui una sfuggenza all'impegno che li irritava. Eppure non vedevano altro principe veramente italiano in Italia che avesse potuto attuare un disegno politico italiano, un regno dell'Alta Italia, poiché questo ideale andava delineandosi. Foscolo, Monti, Giordani, Berchet, Capponi lo esaltano e si vedono a capo. Carlo Alberto, un confidente della polizia austriaca, diceva che egli era idolatrato come futuro eroe dell'indipendenza italiana. I colloqui del colonne si facevano sempre più frequenti e affannosi. Intanto in Europa c'è fermento, il motto francese non riesce. In Spagna l'ammutinamento di Cadice del gennaio 1820, sì, e il fatto è molto grave e importante. Ferdinando VII di Borbone è costretto a concedere la Costituzione, la medesima del XII, la carboneria che aveva lavorato di concerto nell'Italia meridionale, sottopone anche i Borboni di Napoli allo stesso, diciamo, lavaggio mentale. Costituzione di Spagna il 9 luglio 1820. Le notizie corrono per l'Italia, rimbalzano tutti i campanelli d'allarme delle società segrete e si mettono a suonare. Ad Alessandria, al caffè del municipio, i federati si radunano in gran numero. Vi sono molti ufficiali dell'esercito. C'è il generale Giflenga. A Torino i sublimi maestri perfetti, i Filadelfi, il principe della Cisterna annuncia il suo rientro a Parigi. Sono pronti il Turinetti di Priero, il Perrone di San Martino. Si mobilitano i liberali di Fossano e quelli di Cuneo. Si stabiliscono collegamenti con i patriotti lombardi. Per tutti ormai Costituzione e guerra all'Austria si sono identificate nello stesso ideale libertario. Anzi, si potrebbe pensare che la seconda esigenza è preminente, in quanto qui a Torino si sapeva che Prospero Balbo, cunctator fin che si vuole, lavorava già nella direzione costituzionale e vi sarebbe pervenuto se quelle subito le forze reazionarie rappresentate dalla regina, dal Borgarelli, scusate, dal Cordero di Roburent, dal Cerruti, dal Brignole, che mai si erano degnati di scendere a un caffè, non avessero fatto pressione sul sovrano e costretto il Balbo a dimettersi come già il taciturno ma fermo ministro degli esteri Vallese. E tra essi possiamo mettere anche quel governatore Ignazio Taon di Sant'Andrea, per quella non chiara parte avuta nella repressione dei moti studenteschi dell'11 gennaio 1821, in cui si rese evidente il desiderio di sopraffare l'opera, l'unica legittima, del magistrato della riforma, Prospero Balbo. E qui c'è una piccola postilla. Alcuni vogliono affermare che il Taon abbia voluto partecipare alla repressione per evitarne gli eccessi, in quanto tra gli studenti implicati c'era suo figlio Leonardo. Conferma di questa tesi starebbe la larga possibilità di fuga che ebbero i condannati. Possiamo solo immaginare le discussioni.
dei frequentatori dei due maggiori caffè di Via Po e di quelli di Via Dora Grossa, qualunque caratterizzazione potessero avere, progressista o conservatrice. La storia di quei tre berretti rossi in testa ai tre studenti vercellesi al Teatro d'Agnese era una pura carneballata per applaudire la primatrice, la diva Marchionni, o era una sfida politica? Poteva essere l'impudenza di iniziati alla carboneria, e se tale fosse stata, era come un bacillo infettivo da debellare subito, anche a costo di violare l'antico diritto di impunità studentesca nell'ambito dell'università, così pensavano i reazionari. La questione divenne enormemente eccitante. Non solo tutti i caffè, ma tutti i portici di Via Po erano affollati, brulicanti di gente. Fino in fondo, al biffo del Rondò, caffè degli studenti rumorosi e relative sartine. E fino all'Alfieri dall'altra parte, caffè degli studenti più impegnati e di molti professori.